Insieme cari telespettatori, ben ritornati. E quest'oggi affrontiamo un tema molto concreto che eh, può darvi delle soluzioni estremamente interessanti. Quindi al di là delle polemiche andiamo su progettualità realizzabili, anzi, stanno per essere, si stanno realizzando concretamente. Lo facciamo con un partner importante, un'azienda che ormai conoscete, Italian Solar Info Center, Casa Easy un marchio anche questo noto, è un momento di incontro e di confronto per parlare di che cosa? Di risparmio energetico, di rivalutazione degli immobili, perché il problema della svalutazione costante degli immobili con tutte le tasse che ci hanno messo sopra, con tutto quello che sta succedendo con la crisi e il blocco delle vendite degli immobili stessi non è cosa di poco conto. Ma allora come far sì che il nostro immobile non ci costi di più di quel che può essere utile, di quel che può rendere e soprattutto possa essere un bene che costantemente ha un valore continuo perché non è dispendioso? Si tratta di effettuare alcuni interventi interventi che hanno un occhio di riguardo al risparmio energetico, al contenimento dei costi e che non sono devastanti per la struttura dell'immobile come molti possono pensare, ma dipende dalla struttura stessa, dall'analisi che viene fatta da esperti. E allora, allora abbiamo due aspetti molto importanti, da una parte un'analisi che viene effettuata da studiosi del settore, dall'altra delle valutazioni concrete della tecnologia che avanza costantemente e che ci può dare delle opportunità molto molto importanti. Un convegno che si svolgerà a venerdì a Piazzola sul Brenta, venerdì 1 febbraio a Piazzola sul Brenta alle 20.30 aperta al pubblico per affrontare tutti i temi e i risvolti possibili del risparmio energetico, compresa quella del finanziamento, che non è cosa di poco conto. Ne parliamo, qui vedete un po' il volantino del, dell'evento, del convegno che è organizzato appunto da Italian Solar Info Center Casa Easy che è questo marchio, in collaborazione con Officina 61 Studio di Architettura. E adesso conosciamo i nostri esperti. Matteo Benetello, ben ritornato qui con noi Buongiorno, in studio, grazie. direttore tecnico Italia Solar Info Center. Ben ritornato il professor Federico Della Puppa che è docente universitario di economia allo IUAV Architettura di Venezia Già. e ben arrivata anche all'architetto Silvia Tessari eh, dello studio eh, Officina 61 che Già. ha attuato questa partnership molto importante. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Già. Allora, dottor, ingegner, dottore ingegnere... Niente di tutto ciò. <ride> Benissimo. Ma direttore, direttore l'iniziativa, voi siete sempre, un po', uh, sempre in movimento, quindi ne pensate tantissime, cercate di organizzare situazioni di, uh, discussione, di discussione per sensibilizzare le persone. Parliamo prima di questo convegno che non è cosa di poco conto in questo momento, anzi scuote un po' il letargo in cui molti, stanno, molti imprenditori stanno vivendo, molti anche risparmiatori stanno vivendo, un coma quasi, un coma vigile, certo. eteroindotto. Sì, eh, faccio una premessa che i convegni per noi sono sempre stati un punto di forza. Eh, lo dice il nome stesso della nostra società, Italian Solar Info Center, mira a informare e a far formazione nel territorio per far conoscere le opportunità che le tecnologie verdi, cosiddette, quindi la, la green economy, può Portare agli edifici e agli utenti di questi. Quindi per noi il convegno non è una novità, anzi, ben venga un, un momento di informazione e di incontro nel territorio. Abbiamo scelto eh, come posto di, di informazione proprio eh, Piazzola sul Brenta perché è una. collocazione strategica, diciamo, sì, per gli interessi. Sicuramente è una locazione dove noi. Siamo convinti di poter sviluppare molte, molte iniziative, una di queste sta già partendo ed è proprio una, una nuova costruzione di case a bassissimo impatto ambientale, poi magari avremo modo di, di entrare nel dettaglio. E comunque l'incontro che andremo a fare è mirato sulla ristrutturazione energetica degli edifici. Significa eh, studiare un edificio che ovviamente deve presentare eh, delle caratteristiche di abitabilità eh, normali. Certo. Quelli che ci sono in circolazione delle ci abitazioni circolazione, che vediamo quindi, in giro, che stiamo vivendo. Pochissimi hanno la fortuna di avere un edificio classe A o A. Esattamente. Più. esattamente. Su questo eh, edificio si va a fare un'analisi energetica e successivamente si propongono degli scenari di intervento. Questi scenari, valutati insieme al cliente, alla normativa e alle possibilità di incentivazione eventuali, poi anche qua avremo modo di entrare nel merito, può diventare una casa migliorata dal punto di vista energetico e apportare all'utente, quindi al cliente, dei benefici economici a breve o a lungo termine. Tutte queste possibilità e scenari verranno discussi all'interno del convegno. Ecco, um, chiedo a lei professore, quindi chiarito questo, lei tra l'altro è anche esperto di economia e ha fatto degli studi molto, molto approfonditi a riguardo, queste iniziative, quindi eh, guardiamo l'azienda dal di fuori, anche se lei è una profonda collaborazione con sì. poi tanti giovani che sono stati assunti, sono entrati eccetera, può essere un motivo anche di rilancio del settore, perché indubbiamente il settore dell'edilizia è in una fase di stallo. Ovviamente ci sono persone che hanno ancora uh, delle disponibilità economiche che immobilizzate perché c'è la paura, però vedono che proprio il capitale, che per, per noi italiani è la casa, eh, cioè poco da mm. dire. si sta svalutando paurosamente. E costa, ci costa tantissimo: mm. cioè, non solo le bollette, ma proprio un costo energetico e vitale che prosciuga le, 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 il sangue dei cittadini. Ma diciamo che in questi anni uno dei messaggi che si cerca di dare alle imprese è che non si deve più costruire per vendere ma costruire per gestire costruire per gestire, bella sì, questa perché casa. oggi la casa non dobbiamo più guardarla la casa come capannone, qualsiasi immobile non, più, non può più essere pensato come un uh, sfruttamento di un'occasione un, un economica nella costruzione e vendita di un solo business di se un se business stesso. che è un business uh, estremamente legato ad una fase esclusivamente immobiliare Ma deve essere pensato nella vita intera del ciclo di vita dell'edificio, no? nei 70, 80, 150, a seconda di quanti anni quell'edificio vivrà. E quell'edificio consumerà energia, produrrà CO2, eh, dovrà consentire di vivere un benessere interno a chi occuperà eh, per, per la propria vita oppure per il lavoro, perché gli interventi di ristrutturazione si possono fare anche sui capannoni e, e eh, ci sono degli esempi molto pensano, interessanti esatto. in questo senso perché si possono anche in quel caso fare degli investimenti che comportano poi dei ritorni economici importanti. La questione di, è oggi eh, tra guardare sul lungo periodo, il nostro sguardo, non più guardare al breve ma al lungo periodo e se guardiamo al lungo periodo il rientro economico è delle operazioni che questo. noi facciamo è un rientro positivo. Allora, eh, per le famiglie, per il singolo imprenditore, per eh, tutti noi che in qualche modo abbiamo la casa di proprietà o... o o viviamo in case eh, sulle quali potremo però intervenire in modo intelligente dal punto di vista del risparmio energetico, si tratta non solo di fare un beneficio all'ambiente ma di fare un beneficio alle nostre tasche, perché in realtà nel momento in cui noi investiamo oggi eh, tot migliaia di euro per fare un, un intervento di eh, efficientamento energetico, di riqualificazione dell'edificio, eh, nell'arco di 7-8 anni noi recuperiamo semplicemente con i risparmi della gestione della, della casa, dell'edificio, recuperiamo quanto abbiamo investito per poi guadagnarci, il che vuol dire che le nostre tasche eh, si alleggeriscono solo per un breve periodo no? certo. di una certa dotazione finanziaria, che in realtà migliora, peraltro, la valutazione patrimoniale, il che vuol dire che la nostra casa vale di più, il nostro capannone vale, vale di più nel momento in Ma cui lo riqualificate sì, e superiore. ci costa meno nella gestione. Allora se noi cambiamo mentalità e, e le imprese cambiano mentalità, il sistema cambia mentalità, diciamo che questo è un, è un grande passo in avanti perché significa anche rimettere in moto in qualche modo un'economia eh, e stare dentro anche a una politica generale che a livello nazionale garantisce alcuni incentivi, alcuni elementi, ma soprattutto a livello europeo ci sta dando delle indicazioni molto specifiche dal punto di vista delle direttive che l'Europa dà su questo tema, non ultime quelle pubblicate qualche giorno fa e quelle ancora dell'anno scorso, sulle quali purtroppo siamo un po' in ritardo come Italia. Diciamo. Quali sono queste direttive, diciamolo a chi non è detto i lavori? Allora, c'è una direttiva di luglio, cioè noi in realtà l'anno scorso l'Italia entro luglio doveva adottare un sistema di eh, previsione per le nuove costruzioni in cui tutti gli edifici fossero eh, sostanzialmente a energia quasi zero, cioè non fossero più consumatori di energia. Siamo in forte ritardo su questo, eh, quindi la norma diciamo che eh, ancora non vincola. Però chi si è già messo su questa strada eh, sa già che è l'unica strada possibile perché le norme prevedono questo. Il fatto che oggi la norma italiana non preveda che tutte no, le nuove costruzioni, ad esempio, siano a, a consumo energetico quasi zero, significa che sul mercato può esserci ancora chi costruisce con i vecchi metodi. Non può esserci cioè, certo. Però esiste, si sa bene vedono... che è come se io oggi continuassi a produrre delle Fiat 850 del 1960. Ecco, eh, questo che stai dicendo lei, che lo dà come dato di fatto, perché io mi rendo conto, voi lavorate nel settore per cui per voi è scontatissimo. È un concetto culturale, sì. più che informativo, culturale veramente, che ancora non è radicato nelle persone. Perché ancora chi, quei pochi rimasti che possono cercare casa, dico possono, che poi parleremo anche della questione finanziamenti, che è altrettanto importante. Di queste cose non sono pienamente a conoscenza, lo sono in modo molto blando. Quindi è un fattore eh, che, su cui vorrei portare moltissimo l'attenzione, perché non è di poco conto. Lei ha detto come la macchina: la macchina lo diamo per scontato che non compreremmo un euro, vatte la pesca cosa, perché dopo non possiamo circolare. Eh sì. Ma nei momenti di crisi vediamo che succede anche questo, perché il denaro poi fa la differenza. Però sulla casa, che è un investimento a lungo eh, periodo, sì. invece sarebbe strategico e determinante? Assolutamente. Quindi... Tra l'altro eh, i risparmi sono anche abbastanza facilmente quantificabili, perché ognuno di noi può farsi i conti in tasca di quanto spende come bolletta energetica complessiva la sua casa, quanto spende di gas per eh, il per riscaldamento, riscaldamento, quanto si spende di energia per l'illuminazione, no. l'uso dei condizionatori d'aria piuttosto che del frigorifero e quant'altro. E mediamente questa spesa diciamo può stare tra i 4-5 mila ma anche più eh, anche qualche migliaio di euro in più per una famiglia a seconda della dimensione della casa. Ora considerare che con interventi di efficientamento energetico si riduce del 90% questo, questa spesa significa che almeno significa che io posso portare a casa, nel senso mi tengo in tasca, facciamo adesso dico una cifra a caso: se, se spendo 4.000 euro all'anno. 3600 mi restano in tasca. Ma c'è di più che oggi con i nuovi sistemi costruttivi, le nuove tecnologie, io non solo risparmio, potrei addirittura azzerare questa spesa e addirittura diventare produttore di energia in eccesso perché l'energia che produco in eccesso io la vendo sul mercato. A quel punto, e questo è stato il gioco degli incentivi dei conti energia, a questo punto io ho delle convenienze maggiori. Non ultima, ad esempio quella della possibilità di integrare col sistema di produzione energetica, anche il sistema di produzione dell'acqua calda e quant'altro, col solare termico. Gli incentivi ultimi approvati dal, dal, dal governo ormai dimissionario però prevedono eh, incentivi per complessivi di 900 milioni di, di euro che dovranno essere in qualche modo dati a chi installerà questi, questi impianti. Per fare un paragone, la legge di riqualificazione sulle città, che ha previsto il finanziamento per 28 città sui piani di riqualificazione urbana, ha stanziato 224 milioni sul solare termico se ne investono 900. È una strada che va seguita, sulla quale però serve non solo una competenza realizzativa, ma soprattutto anche una informazione. Molto profonda rispetto ai clienti finali, quello che lei diceva adesso, perché in realtà quello sul quale noi dobbiamo investire è proprio una. Uh, capacità dei clienti di cogliere questi elementi, uh, grazie a chi può poi le, le e non, imprese, e esatto, perché, per, perché dare la paura le di sbagliare l'investimento eh sì. è altrettanto forte. Dopo, voglio parlare anche con l'architetto perché questa collaborazione è altrettanto importante. Poi mi apre altre situazioni eh, relative alle aziende del settore. Andiamo in pubblicità. Pochi secondi, ci ritroviamo tra poco insieme. Rieccoci con voi e per avere eh, maggiori dettagli e aggiornamenti, perché quando parliamo di eh, rivalutazione energetica degli edifici abbiamo delle competenze specifiche, delle quali collaborazioni, delle quali si avvale l'Italian Solar Info Center, parliamo di Friburgo noi quindi siamo collegati con il Presidente degli Ordini degli Architetti di Friburgo, Maynard Hansen. Presidente, buongiorno. Buongiorno signor allora, ci dica l'importante apporto che lei verrà a dare partecipando a questo convegno, quindi che cosa racconterà in due parole? In due parole? Noi, io parlo di, di risparmio del eh, debito per una casa passiva, che noi, eh, parlo di case che noi facciamo in Friburgo, Friburgo è eh, più... Eh, Bene, più meglio, migliore eh, città verde in Germania. Quali soluzioni Bene. possono essere fatte qui da noi, realisticamente? Sì, eh, soluzioni che noi possiamo fare e fare di casa che. Eh, non bisogno di energia per, eh, eh, per fare calore. E consumano quasi e consumano niente di, di energia. Quindi Questo costi io... bassissimi. Sì, e costo bassissimo di conto umano e anche costi bassissimi per eh, costruire e, e fare. Ma costi bassi da voi a Friburgo o anche, secondo lei, qui in Italia? Eh, sì, questo non è solo in Friburgo, abbiamo i progetti anche in, in, in Germania, in, in, in Francia e anche in Italia, certo. Non è, non è veramente... Non è, è di realizzare case così. Perfetto, chiarissimo. Allora la ringraziamo, Presidente, naturalmente auguriamo un buon lavoro e poi magari avremo l'occasione di averla anche qui in studio, non appena viene in Italia. Grazie. Allora, eh, concetti molto chiari quelli che ha espresso: è possibile farlo? Fa, sta parlando di cose realizzate, concrete, noi vediamo le immagini di quanto poi una casa passiva è costruita ex novo all'Italian Solo Infosette secondo tutti questi criteri. E, e voi perché avete deciso di, a, di fare questa partnership? E qui stiamo parlando di anche reti di imprese, che potrebbe essere, ha detto da tanti, la soluzione vincente per uscire dal particolarismo spinto del piccolo, era bello, no? Architetto, sì, ehm, il punto di partenza di tutto questo percorso che noi stiamo affrontando assieme a, eh, a, con Casa Easy, eh, deriva dal fatto che c'è la necessità oggi di dare delle risposte ai, ai nostri committenti che siano risposte di qualità, che siano risposte approfondite. E, eh, appunto, il processo edilizio non è più come una volta. Eh, bisogna eh, in qualche modo mh, strutturarlo, organizzarlo con persone che siano in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze oggi del mercato, ma anche e soprattutto delle, delle caratteristiche, delle qualità che deve avere un edificio oggi. E rispetto al tema delle ristrutturazioni per noi è importante eh, perché oggi esiste eh, una grande quantità di edifici che hanno eh, nel mercato eh, più di 30 anni di vita. Se quegli edifici, che sono edifici che consumano anche molto. energivori così. Esattamente. Se in quegli edifici si pensa di intervenire con una ristrutturazione che diventa anche una riqualificazione energetica, quegli edifici automaticamente acquisteranno un valore, eh, un valore nuovo maggiorato rispetto, rispetto a ieri. E soprattutto diventeranno poi degli edifici che consumano meno e quindi fanno guadagnare alle persone che poi vivono in quegli edifici. Ma poi parliamo di benessere abitativo, cioè io direi, oltre al discorso di eh, valutazioni speculative, economiche, eccetera, che sono importantissime, adesso stiamo parlando di star bene in una casa, sì, eh, in cosa una che casa... tante volte si trascura o ci si rende conto una volta fatto l'investimento o l'acquisto che nella casa non si sta più tanto bene, che sono cambiate sì. le situazioni. Una casa non è fatta soltanto di energia, all'interno di una casa si vive è importante appunto che ci sia un benessere nella persona nella casa che la casa sia calda, sia asciutta che nella casa ci siano gli spazi necessari a far vivere la famiglia nella casa altro concetto <ride> importantissimo e quindi forse una casa che è del, degli anni 60 una casa degli anni 70, 80 potrebbe essere anche rivista per, eh, per trovare nuovi spazi potrebbe essere rivista in che modo potrebbe, si potrebbe eh, con l'aiuto appunto di, di, di di casa easy più, affrontare una diagnosi energetica su questa casa per andare a capire quelli che sono i punti di forza rispetto per esempio all'orientamento, al soleggiamento di questa casa e, a, e andare anche a eh, ridistribuire gli, gli ambienti interni, ristrutturarla secondo nuove logiche. E, se, eh, se tutto questo voglio dire, ha eh, poi un riscontro anche economico, perché non fare oggi questo tipo di investimento? Perché non risparmiare oggi fino al 90%, come diceva il professore prima, eh, fino al 90% della spesa che attualmente si, si ha per gestire una casa? Eh, è assurdo non farlo proprio oggi dove è necessario eh, probabilmente. Ecco, poi, è... ecco, è molto importante anche ricordare che. Si cerca, e abbiamo visto che è possibile farlo, di ottimizzare gli interventi sull'immobile, quindi sull'abitazione, senza eh, cambiare le abitudini o eh, invadere eh, in modo pesante eh, la, la, la vita privata degli utenti della casa. Questo è anche un altro aspetto esatto, importante. Noi abbiamo questa attenzione importante, l'abbiamo dimostrato anche su attività produttive, eh, dove c'erano degli, degli spazi eh, destinati alla movimentazione di merci, quindi mezzi, merci, persone e sono stati rispettati totalmente i loro cicli e abitudini di lavoro, eh, intervenendo su 4.000 metri quadri di superfici portando un miglioramento energetico da una classe cosiddetta F ad una classe A. Da una classe F a una, una classe, classe A. Una classe È possibile a. questo? Certo, certo. È un esempio che abbiamo realizzato. In, uh, Ecco, vorrei chiedere provincia. un attimo sulla base di cose realizzate. In genere quali sono le problematiche che lei come tecnico poi ravvede nelle analisi che fate degli immobili, quelle più frequenti, perché la cosa che ha detto l'architetto è molto importante, ci sono tantissimi edifici eh, degli anni 80 classici, degli anni 70, certo, 80, che hanno degli spazi straordinari. Il ripostiglio, viva Dio, Chiaro. lo spazio per immobili, cosa che quelli nuovi sembra che la gente non abbia neanche un vestito perché non si sa dove mettere le cose. <ride> no, ma è, veri, è una cosa tragica e vera, erano concepiti in modo diverso. Quindi uno dice: beh mi sta bene perché è un prezzo abbordabile, tutto quello che si vuole, l'unico problema è che fanno aria da tutte le parti, per non parlare a volte acqua. Eh, quindi no, quali sono un po' le realtà, problematiche eh. e quindi dopo vediamo anche gli interventi di fattibilità. Ma la prima cosa che risulta evidente da un'indagine con termocamera infrarossi è la completa mancanza, nella stragrande maggioranza dei casi, di isolamento termico. Quindi le dispersioni eh, dell'involucro sono sempre molto notevoli e risulta dalle, dalle foto, dalle analisi, che il calore ecco qui sviluppato all'interno una... delle esempio. abitazioni diffonde verso l'esterno eh, scaldando l'ambiente circostante. E quindi, quindi questa è un'analisi a termocamera: ci sono delle differenze di luminosità che stanno ad indicare dove c'è di differenze di temperatura. Di e questa l'analisi termocamera non è invasiva assolutamente, assolutamente. ma dà una un foto del, del, dell della situazione dell'immobile. Qui possiamo notare un, un elemento radiante, quindi il classico termosifone eh, posto sotto a un davanzale di una finestra. E, che scalda con, tutto fuori che, esattamente, esattamente irraggia verso fuori il proprio calore e, e quindi eh, toglie comfort eh, all'abitato all interno e quindi il primo fattore è questo quindi un rivestimento, un cappotto termico un tipo di... certo, di... migliorare le condizioni termiche di tenuta termica dell'involucro eh, sia che questo debba coinvolgere la parte in muratura che le parti eh, trasparenti, quindi le finestre. Anche in questo caso si possono intervenire, eh, possono essere eseguiti degli interventi migliorativi o sostituendo i serramenti oppure anche intervenendo sui serramenti stessi, se questi lo consentono. E, mh, la copertura dell'edificio è molto importante eh, perché eh, dobbiamo considerare. L'elemento casa come un cubo che è a contatto eh, con, eh, cinque, eh, diciamo, con cinque parti eh, verso l'esterno e una parte contro terra. La, la parte verso il, il cielo è quella che disperde di più perché notoriamente il caldo tende a salire e quindi è come avere un coperchio di una pentola forato hm, quindi no, non potrà mai mantenere il, il calore all'interno della pentola. Cerchiamo di mettere il coperchio giusto ad ogni abitazione, quindi valutiamo anche le coperture. Nel caso in cui sia possibile, proponiamo un sistema integrato di copertura con produzione di energia da fotovoltaico, per poi andare a produrre quindi questa eh, cosiddetta energia attiva che l'edificio potrà eh, utilizzare nel corso della sua vita. Questo è importantissimo. Gli investimenti e anche qui poi vediamo appunto i finanziamenti perché è un altro aspetto importante. Beh, sui soldi è il punto forse cruciale lei no? lo perché, sa anche bene come sì, no, perché in realtà quando noi facciamo le nostre valutazioni sia singoli, privati sia come imprese eccetera ovviamente l'obiettivo è sempre di capire se investiamo quanto ci ritorna dal punto di vista di profitti di utili e in questo caso di benessere e di risparmi economici non solo risparmi energetici diciamo che Complessivamente, in questo momento abbiamo un sistema di incentivazione che aiuta molto, soprattutto la ristrutturazione. Eh, anche sulla nuova costruzione con criteri eh, energetici di efficienza abbiamo delle buone opportunità, però in realtà l'elemento più importante sul quale si può puntare oggi è proprio quello che... Uh, è rappresentato anche dal, dal titolo del convegno: ristrutturare per risparmiare. Sembra un controsenso: no? perché io se ristrutturo spendo, in realtà risparmio, perché nel tempo, come dicevo prima, poi alla fine si risparmia. Ma non si risparmia solo perché si riduce. Eh, il consumo dell'energia e quant'altro, ma anche e soprattutto perché ci sono degli incentivi che mi permettono di detrarre dall'IRPEF da, e da altri eh, e dalle tasse che, che, che ognuno di noi deve pagare ogni anno, eh, di detrarre tutta una serie di somme, per cui di riuscire a risparmiare ulteriormente eh, rispetto al complesso del, del, dell'intervento. Eh, e in questo momento, fino alla fine di giugno del 2013, c'è uh, una delle cose più, più, più impegnative che sono state fatte uh, per quanto riguarda le, le, le incentivazioni e le agevolazioni fiscali, perché l'incentivo cioè rispetto all'IRPEF. All che sulle ristrutturazioni era al 36% fino all'anno scorso fino a giugno di quest'anno è al 50% quindi fino a giugno vuol dire che però un progetto deve essere approvato entro giugno o deve realizzato essere, qui deve essere approvato, realizzato entro giugno ma la e quindi qui entra il tema dei, dei tempi no? i tempi di intervento che però su interventi di ad esempio efficientamento energetico il che vuol dire cappotti tutto ciò che Matteo Be Benetello diceva eh, poc'anzi è è qualcosa che si può fare in tempi molto brevi e oggi siamo in gennaio entro giugno qualsiasi impresa è in grado di fare questi lavori certo stando attenti molto attenti a dare ai committenti uh, le informazioni e gli aiuti non solo le informazioni ma anche gli aiuti certo. gli accompagnamenti necessari a redare ad esempio tutte le eh, pratiche che ci sono da fare per poter ac accedere considerate che oggi eh, anche il tetto di spesa per le agevolazioni fiscali è stato portato da 48.000 a 96.000 euro. Per cui si possono fare interventi molto consistenti che nei prossimi dieci anni potrebbero dare, per un intervento di 96.000 euro, ipotizziamo, un risparmio di 10.000 euro sulle tasse che dobbiamo pagare ogni anno. Per qualcuno il cui magari eh, impegno fiscale è importante potrebbe essere un utile incentivo questo perché invece di dare i soldi allo Stato ce li teniamo nella nostra tasca, questo è un elemento. Ci sono degli altri fattori che contribuiscono poi a, a, a garantire ancora eh, maggiore opportunità economica, l'IVA agevolata al 10% sulle ristrutturazioni. Ma prima eh. che, ne, che ci siano altri interventi che vanno a danneggiare questa situazione, diciamo, a toccarla... Eh. Bene pensarci seriamente. No, torniamo su questi discorsi, sono molto importanti. Sì, sì. Eh, pubblicità: pochi secondi, poi vediamo un po' di, eh, di darvi altri elementi che possono far riflettere. Ecco, vorrei affrontare anche un altro tema che è molto importante, perché vi riguarda proprio strettamente da vicino, come azienda. Qui mi rivolgo anche a lei, architetto, perché poi eh, voi, come studio di architettura, avete abbracciato un progetto, un marchio, Casesi Più, e quindi una filosofia. Eh, imprenditoriale. L'innovazione l'innovazione e eh, il nuovo quindi i giovani che portano, abbiamo detto più volte, contributi, idee eccetera eh, imprenditori che comunque cavalcano l'onda e si propongono in modo importante, cavalcando quello che è l'innovazione anche di strategie di prodotto perché l'Europa ci dà dei diktat ben precisi eh, adeguamenti e risparmi energetici e questo può essere veramente una chance importante eh, e quindi e quindi... Perché l'innovazione vuol dire anche ricerca, vuol dire però sì. eh, scommettere sul futuro, insomma, quindi non è cosa da poco comune. Quindi conto. vuol dire che nel momento in cui si lavora per costruire un percorso con un committente, no, non si può più essere dei professionisti che propongono eh, la rispondenza alla, alla normativa che ci porta sempre eh, alla fine ad arrivare, per esempio, come Italia, ma bisogna in qualche maniera. normativa essere... italiana. Normativa italiana. <ride> Questa. Ma bisogna in qualche maniera essere all'avanguardia in questo e eh, sapere che come professionisti da qua in avanti la nostra formazione sarà comunque permanente e bisognerà formarsi ed, ed avere attenzione a, certo tipo di modo di a un certo tipo di modo di costruire, a un certo tipo di impianti. Non si potrà più pensare di costruire come ieri. E, Stiamo andando verso edifici, ci chiedono di realizzare edifici che saranno a emissioni zero, energia, a consumo di energia zero, anzi edifici che produrranno energia. Che poi in alto Adige già esistono per stare nel nostro paese, quindi non è che stiamo parlando di qualcosa di impossibile da realizzare. Credo che la nostra responsabilità come progettisti, come, eh, quindi costruttori e progettisti sia anche quella di avere a cuore comunque il mondo e le sue risorse. L'approccio deve essere un approccio di cura e tutela, non si può pensare a disperperare. In questo senso, il nostro percorso come studio è quello di approfondire temi che ci aiutano a percorrere questa strada. L'aspetto economico è un altro aspetto importantissimo che frena molti. Anche voi avete comunque cercato di agevolare. Con un servizio tutto tondo il cliente? Sì, no? noi serve, offriamo un servizio chiave in mano. Quindi eh, tutto quello di cui parlavamo non è che è una preoccupazione della persona, oddio, devo stare dietro? A te. No, infatti, <ride> con un'azienda strutturata come la nostra può avere un unico referente per tutto l'iter eh, di sviluppo del proprio progetto, quindi dalle fasi di valutazione a quelle di realizzazione per arrivare poi a quelle terminali di certificazione del, degli interventi eseguiti compreso ovviamente le eventuali incentivazioni presenti in quel momento, quindi viene, il cliente viene accompagnato in questo tortuoso percorso che altrimenti risulta impossibile percorrere. Non avrebbe da tempo, da soli. la capacità di poterlo seguire, esatto. perché dal punto di vista burocratico è brutto dirlo, però è tutto molto complesso. Sì. Persino in fase di preventivo, eh, appunto con i già menzionati scenari eh, energetici che si possono realizzare, andiamo ad abbinare eh, degli scenari di rientro economico. Quindi eh, il cliente può vedere che a fronte di una spesa investita, eh, ad esempio di 100.000 euro, avrà un risparmio energetico oh, dell'80% e un ritorno economico che ammortizza l'investimento nel giro di 10 anni. Faccio un esempio. Le banche danno disponibilità in questo senso. Le banche sono anche sono nostro, il nostro problema. partner, infatti anche, eh, sono stati invitati dagli istituti bancari eh, di primario livello quindi non possono al convegno, indietro, poi esattamente, quindi proporranno le loro eh, iniziative eh, con dei finanziamenti mirati a questi interventi che poi possono appunto, combaciare anche con i tempi di rientro previsti. Ecco, qui mh, vediamo anche il discorso, della banca finanzia dove c'è il un progetto innovativo che ha effettivamente una sua concretezza e un rientro, un rientro teoricamente. Ecco, diciamo no? che sicuramente il tema concretezza per la banca è forse più Qualcosa che innovativo, no, innovativo anche, però certamente il tema della concretezza no, perché poi c'è la possibilità di vedere... La solidità del progetto, del cliente e del, del rientro, no, del, del pagamento del mutuo e quant'altro. Diciamo che eh, il sistema bancario in questi anni ha avuto qualche difficoltà a supportare anche le imprese, no? questo va detto, sta non lo diciamo avendo sta... Qualche... sta avendo ancora adesso, <ride> qualche... e, però bisogna anche dire che ci sono anche degli istituti bancari che invece. Uh, propongono e promuovono dei prodotti specifici, eh, però li promuovono in modo particolare laddove vedono che ci sono delle garanzie complessive. Che non riguardano solo il cliente, cioè chi poi pagherà il mutuo, ma riguardano le garanzie complessive che vengono date a tutto il processo. No? Allora, ciò che si diceva prima: che si parte dalla fase di valutazione dell'immobile, poi si, vada, si va a, a pensare quali interventi fare, si struttura l'intervento, eccetera. Tutto il pacchetto progettuale e poi successivamente anche di manutenzione, di certificazione. Deve essere un pacchetto di qualità. Allora, di fronte ad un pacchetto di qualità il cliente si trova. A garantirsi con la banca che a quel punto si sente garantita anch'essa. Eh, oggi questo elemento è un elemento di forza, cioè il fatto che i soggetti nella filiera cosiddetta, cioè il progettista, l'impresa, il certificatore che in questo caso per esempio è comunque l'impresa, il, 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 tutto il supporto per le parti burocratiche, no? cioè tutto questo sistema. Eh, sia un sistema integrato e sia un sistema che in qualche modo eh, risolve tutti i problemi, compreso anche il fatto del, de, di dare eh, solidità e eh, certezza eh, dell'intervento. Diciamo che con questo sistema oggi si riesce a stare nel mercato e le imprese possono stare bene nel mercato e possono tornare a guardare, diciamo, con. Eh, Ehm, il futuro con, con un, un certo po' di, 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 di positività e di prospettiva. Se invece rimaniamo ancorati ai vecchi sistemi dove ognuno fa il suo, il cliente è abbandonato è lasciato a districarsi con gli uffici comunali per ehm, sapere quanti oneri deve pagare e quant'altro. Questo non funziona più, non funziona assolutamente ed è necessario che ci sia anche questo meccanismo diciamo formativo da un lato, però anche informativo sui clienti, sulle famiglie, sugli imprenditori, perché uh, non ultima la questione dei capannoni a cui accenevamo prima. Eh, che è Noi abbiamo parlato non tanto solo... quando sono crollati per il terremoto, Noi si abbiamo, è scoperto che sì. erano vetusti così. Noi abbiamo non solo un problema energetico fortissimo sul quale potremmo intervenire, ma abbiamo non dei problemi di, problemi di consolidamento statico antisismico, perché oggi il Veneto è un territorio sismico come l'Emilia Romagna e pensavamo che non lo fosse. Pensare di intervenire oggi è importante, ma si può pensare di intervenire in una logica non solo di tamponamento della situazione di precarietà o di disequilibrio, ma soprattutto di investimento nel lungo termine. Allora significa fare a maggior ragione imprenditoria in tutti i sensi, anche dal punto di vista dell'investimento sul proprio patrimonio. No, assolutamente, eh. questo, è, questo è molto importante. Eh, quanto risulta sensibile, diciamo così, anche l'imprenditore in questo senso? Eh, beh, eh, <ride> in noi questo notiamo... momento. Siamo eh, molto interesse eh, ma in certi casi anche un po' di diffidenza, eh, vuoi forse per precedenti esperienze eh, non, non, non finalizzate in modo positivo, eh, in cui sì, gli interventi devono essere motivati, devono essere compresi, eh, illustrati nei minimi dettagli, e quindi ancora qui quindi ancora volta... un fattore culturale, diciamo in fase qui. di informazione e di, di conoscenza eh, completa eh, di quello che, che poi saranno le modifiche eh, che si andranno ad apporre agli edifici. E, ed è secondo me giusto, è corretto perché eh, tutti noi vogliamo conoscere e, e capire a fondo certo. le motivazioni per cui dobbiamo spendere certe, certe somme di denaro eh, finalizzate a. Assolutamente. Terminati. Allora, eh, noi ringraziamo sempre il termine di questo appuntamento, quindi vi ricordiamo per avere eh, ulteriori elementi di conoscenza, stiamo parlando un di una cultura che deve, eh, deve diffondersi ovviamente su tutti quanti noi, quindi anche delle consapevolezze ma delle conoscenze concrete. Per parlare direttamente con gli esperti del settore. L'occasione può essere questo momento di incontro, di confronto eh, che si svolgerà appunto venerdì 1 febbraio alle 20.30 Piazza La Solbrenta Villa Contarini. Con questo appuntamento io ringrazio i nostri Interlocutori nostri ospiti, ringrazio Italian Solar e Marco Marchio Casaisi più della collaborazione e naturalmente a voi di averci seguito. Ci vediamo domani.